Buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi cominciamo appunto la serata di dirette di Libri.tv, questa serata del 15 giugno. Cominciamo appunto con la virgola, questo spazio appunto diciamo di riflessione, e vorrei parlarvi della legge 194. La legge 194 è la legge che in Italia regolamenta l'aborto. E appunto legalizzandola, appunto ha legalizzato e ha regolamentato il diritto all'aborto, che dobbiamo dire prima era appunto in Italia, prima del 78, non era legale, e sappiamo che era comunque sia una piaga endemica l'aborto clandestino. A sentire in giro, ascoltando e leggendo da molti ambienti politici, culturali, e anche da alcuni media decisamente orientati, se non disinformati, un'Italia che si definisce appunto uno Stato laico riconoscerebbe alla propria comunità femminile il diritto all'aborto, peraltro appunto diritto confermato da un referendum abrogativo nel maggio dell'81, in cui appunto prevalsero i no. Però purtroppo le cose non stanno così di fatto, non stanno appunto come ci dicono, come dovrebbero essere. Infatti accade che un'opzione che è assicurata nell'articolo 9 di questa legge, e che assicura il diritto all'obiezione di coscienza per il personale sanitario, sia di fatto utilizzata in modo massiccio, così massiccio tanto da rendere in gran parte dell'Italia inesigibile il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Io personalmente non ritengo neanche giusto che, se un servizio pubblico, lo Stato, con una legge decida di erogarlo, il personale che per mestiere è arruolato anche per renderlo, appunto, per rendere praticabile questo diritto, possa obiettare. Facendo un parallelo con altro tipo di obiezione di coscienza, quello per esempio che venne istituita parallelamente al servizio di leva obbligatorio, dopo inenarrabili peraltro battaglie politiche, si ottenne il diritto all'obiezione di coscienza organizzando, non solo di fatto, ma proprio organizzando in modo strutturale un servizio alternativo sostitutivo a quello militare, che si poteva fare in sostituzione al servizio militare. Era un servizio che durava più, per un certo periodo durava più di quello militare, l'opzione appunto civile, e quindi non avevamo nelle nostre forze armate dei militari obiettori che, in caso di scontro armato ipotetico, avrebbero rifiutato di imbracciare le armi, anche perché insomma, sarebbe stato, direi, perlomeno imbarazzante. Avevamo dei militari e dei civili obiettori che entrambi svolgevano un servizio alla comunità. In tal caso, tornando appunto all'applicazione della 194, un medico che voglia lavorare nel servizio pubblico, in uno stato che prevede l'aborto, dovrebbe adeguare, a mio parere, la propria coscienza, oppure lavorare in ambienti sanitari, come per esempio cliniche private, quindi al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, dove la sua obiezione di coscienza non abbia un'influenza nell'erogazione di un servizio pubblico. Ma uscendo dal merito e dalle considerazioni personali, perché in definitiva questo qua è un diritto che viene sancito, questa obiezione di coscienza, torniamo, diciamo, un po' a qualche dato, tanto per far comprendere qual è la pesantezza nei fatti dell'utilizzo così esteso di questo diritto all'obiezione. Accade che nel Lazio, ma la situazione è molto simile, spesso anche peggiore in altre regioni, 91 medici su 100 siano obiettori, che quindi addirittura in 12 ospedali su 32 non si eseguono le interruzioni volontarie di gravidanza. Peraltro, secondo la legge 194, la regione dovrebbe sopperire al deficit funzionale che si viene a creare con l'obiezione dei ginecologi attraverso mobilità del personale. Ma di fatto accade che sono le donne che si mobilitano, costrette a pellegrinaggi mortificanti. Accade inoltre che sono messi in pericolo anche gli aborti terapeutici,
cioè gli aborti che non sono, diciamo, frutto di una scelta, di un'opzione, ma insomma sono un'esigenza terapeutica. E questo viene affermato da Mirella Parachini, che è un medico ginecologo ospedaliero presso un noto ospedale romano. Il fatto appunto che c'è un 91% di obiettori, una quota così pesante, perché impone alle donne, che sono peraltro non certo in salute, qui stiamo parlando appunto dell'aborto terapeutico, di dover girare nella regione, da una provincia all'altra, cercando, quasi questuando l'applicazione di una terapia. Insomma, la disapplicazione di fatto di questa legge, che prevede un diritto, è evidente, ne fanno spesa le donne. È difficile non fare un collegamento tra questa inapplicazione e l'antica cultura paternalistica e clericale che permea lo Stato in, praticamente in tutte le sue attività. È difficile non rilevare appunto la conferma dell'antico costume un po' ipocrita, un po' bigotto, del ti concedo un diritto sulla carta, però poi dopo non ti garantisco che tu ne possa effettivamente usufruire o fruirne. E pensare che molti di questi casi potrebbero per esempio essere evitati se solo si diffondesse e si praticasse un po' di informazione sanitaria, per esempio sui metodi di contraccezione, che dovrebbe quindi coinvolgere sia cittadini maschi che cittadini donne, femmine. Un altro modo per semplificare le cose sarebbe per esempio poter accedere alla parte della donna che sceglie di fare appunto di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza alla pillola RU486, concessa, ed è il caso proprio di dire concessa in questo caso, nella regione Lazio dalla governatrice Polverini soltanto l'anno scorso, quindi molto di recente, nonostante le resistenze dell'all'epoca sottosegretario Eugenia Roccella e ovviamente anche del Vaticano. E anche in questo caso una serie di bizantinismi burocratici e direi anche ipocriti ne frenano e ne rendono praticamente quasi impossibile l'utilizzo da parte delle donne. Tornando alla obiezione di coscienza, al di là appunto delle opinioni, questa esigenza di obiettare pare che sia peraltro, passando dalla 194 ad altro, uno sport un po' in voga, in espansione. Accade infatti che oltre ai medici ginecologi siano obiettori anche, obiettori di coscienza, anche farmacisti molto spesso, invocando un diritto a fare salva la propria coscienza e quindi obiettino alla vendita di farmaci contraccettivi. Cosa che questa stavolta non è prevista dalla legge. Io penso che sia ipotizzabile un vero e proprio abuso, quasi un'interruzione di pubblico servizio. Purtroppo in Italia, essendo le coscienze notoriamente più importanti delle persone, questo appunto diritto dei farmacisti è in previsione di regolamentarlo con un appunto apposito provvedimento legislativo. Quindi di fatto la situazione è la seguente: la prevenzione è ostacolata, una pratica abortiva senza il ricorso alla chirurgia è ostacolato, l'aborto tradizionale è ostacolato, tutto in difesa, o meglio in nome della difesa di altri alti principi di coscienza. Io mi sentirei di chiedere a costoro, a questi obiettori, ma che coscienza avete? Forse l'obiezione di coscienza la fa chi non la eccepisce, la fa cioè l'operatore sanitario, farmacista o chi che sia, che nell'ambito appunto di un servizio operando, nell'ambito di un servizio sanitario nazionale, pur non essendo personalmente, un convinto abortista, se così appunto si può catalogare chi è favorevole all'aborto, antepone la funzione pubblica alla propria coscienza ed eroga un servizio sanitario, appunto ponendo al centro del suo agire l'individuo che si rivolge a lui e non la propria coscienza. Se questa epidemia di obiezione dilagasse, sarebbe drammatico constatare, per esempio, che un medico, un infermiere si rifiutino di prescrivere
o di compiere una trasfusione in nome di alti valori morali, religiosi, oppure un medico prescriva una dieta a seconda dei propri principi morali. Si potrebbe arrivare ad invocare principi morali, per esempio, per giustificare l'omissione di soccorso di un paziente, per esempio perché è divorziato, oppure perché è un immigrato clandestino. Quale sarebbe il discrimine? Bene, questa domanda, io una domanda piuttosto preoccupata, vi lascio e passo a illustrare. Passo a illustrare il palinsesto di questa sera, che è, secondo me è un bel palinsesto, che peraltro mi vedrà protagonista per, in qualche modo come conduttore, per ancora una trasmissione. Un attimo solo che lo apro. Ovviamente dopo la virgola del direttore, che finirà verso appunto fra qualche minuto, io stesso condurrò lo spazio questa serata, eccezionalmente lo spazio Certi Diritti, e avremo appunto come ospite Riccardo Cristiano, con approfondimenti sul appunto più che altro aggiornamenti riguardo a notizie sul mondo LGBT. A seguire avremo Voci Radicali con Stefano Bilotti. E quindi in questa giornata Voci Radicali prenderà in esame, appunto, meglio, illustrerà un pochino l'attività dell'associazione radicale Rientro Dolce. Il titolo è 2 miliardi di persone, il titolo non è 2 miliardi di persone, ah, ecco qua, salviamo il pianeta, il titolo, ok. Oh, questo praticamente fino alle 22:15, nel momento in cui comincerà lo spazio Economia e Mercati, con Alfredo Pauciulo, che sarà come ospite, diciamo, e Marco Marchese che condurrà. Il titolo è Dove corre questa Europa? Fra la crisi spagnola e gli scenari d'uscita dall'euro, dalla Grecia. In seguito, alle 22:45, avremo a tavola con la psicanalisi, con Giancarlo Calciolari, intervista alla psicanalista Paola Nicole Frighieri. Stressmatica, una strada poco conosciuta. Questo è il titolo di questo spazio a tavola con la psicanalisi. Alle 23:15, la consueta trasmissione di approfondimenti e notizie dal mondo antiproibizionista e dalla War on Drug. E il mio inglese fa veramente pena. Comunque, Claudia Sterzi. E avremo appunto come sommario, che possiamo indicare, il riciclo del narco cash, la cannabis induce al suicidio, le iniziative antiproibizioniste in Italia, i tavoli di radicali italiani, la conferenza stampa che si prevede il 18, che è prevista, che sarà programmata per il 18 giugno alla Camera, e poi la sera dell'Ascia, il 23 e 24 a Bologna. L'Ascia è un'associazione per praticamente la sensibilizzazione sull'autoproduzione, se non sbaglio, poi ci dirà me Claudia Sterzi. Prevediamo la chiusura delle trasmissioni per le 23:45. A questo punto io vi lascio, vi ricordo che Libri.tv è un'associazione che si sostiene da sola in qualche modo, e quindi invito tutti quanti a iscriversi, e tutte le modalità di iscrizione le troverete sul sito. Ringrazio Donato Volpicella che curerà la regia, e vi auguro una buona visione dei programmi di Libri.tv. Grazie.